Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Oggi siamo qua con un nuovissimo video di Battlefield 4. Siamo tornati finalmente con il Conosciamo, questa fantastica serie che abbiamo iniziato tipo ormai un mese fa, che avevamo detto che usciva un video a settimana, no? Me l'hanno detto, no? Che è uscito un video a settimana. Sì, certo, ragazzi. Siamo qui dopo un mese, dopo il primo video, più o meno un mese, forse 3 settimane. 3 settimane, diciamo, con... Finalmente però siamo, ragazzi, siamo tornati, quindi siamo qui con il secondo video del Conosciamo per presentare il geniere. Allora, iniziamo a parlare del geniere. Cosa fa il geniere? Chi è il geniere? Cos'è? Allora, il geniere praticamente è quell'omino sul campo di battaglia che ha i lanciamissili. Quindi, voi, quelli che vi arrivano, quelli che vedete che vi sparano razzi, qualsiasi cosa addosso, missili, e voi vi bestemmiate sempre contro, quelli sono i genieri. Ecco, avete capito, vero? Di cosa sto parlando? Perfetto. Senza perdere altro tempo, iniziamo a parlare subito delle armi che possiede questo geniere. Le principali armi del geniere sono le PDV, armi che io personalmente odio, mi stanno sulle balle tutte quante, dalla prima all'ultima, per un semplice motivo: hanno poco danno, sparano, cioè non sparano a un cavolo di distanza, quindi per me, allora sarò io che non riesco a usarle, però per me sono inusabili, fanno cagare. Ora ditemi su nei commenti, mi raccomando. Aspetto i vostri commenti dicendomi: Carlo! Ma non fanno cagare le PDV. Ok, niente. Quindi, però, una di queste che vi consiglio, ragazzi, è comunque l'UMP45, perché tra queste mi sembra l'arma più utilizzabile. Però potete sempre usare, dato che ce l'hanno tutte le classi, le carabine, quali l'ACE 52 5B, oppure il G36, oppure tutte quelle carabine che sono tutte fottutamente overpower, ragazzi. Quindi le carabine tutte sono tutte, diciamo, utilizzabili con questa classe. Allora ragazzi, iniziamo subito a parlare di come si deve muovere il geniere sul campo di battaglia. Allora, immagino che vi immaginiate, gioco di parole, che dato che ha un lanciamissili, possiede questo fantastico oggetto, dobbiate distruggere i veicoli oltre che le teste e i piedi dei nemici, vero ragazzi? Ok. Quindi voi quando vedete un carro, qualsiasi lanciamissile abbiate, quale RPG, quale SMOV, quale... quello teleguidato che non mi ricordo come cavolo si chiama, voi lo prendete fuori e ci tirate una di quelle missilate che non vi potete neanche immaginare. Quindi, come sta facendo adesso, boom! E voi cercate di farlo implodere. Ovviamente non esplode al primo colpo perché sennò sarebbe troppo overpower. Ce ne vorranno due o tre, ma mettete che avete un colpo di culo che qualcuno come voi prima ci aveva già provato. Voi siete quello che gli date il bel colpo di grazia e fate boom, 100 punti assicurati, più un nemico dentro altri 100, più mettete che ne siano 2 o 3 altri 100, 200 punti assicurati. Quindi ragazzi, mi raccomando, in modo da avere anche un carro in meno sul campo di battaglia. Oppure c'è sempre l'opzione di spararne le gambe dei nemici, però ragazzi, quindi fate come volete. Oppure avete anche un altro fantastico oggetto chiamato attrezzo riparatore. Cos'è l'attrezzo riparatore? Può essere usato in due modi. Il primo, quello che piace più alla gente, è di serve per andare di fianco ai carri, nemici ovviamente, e mettervi lì a fondere il carro in modo da farlo implodere, ovvero trollarlo, perché in questo modo non fate altro che trollarlo il carro nemico, però non sarebbe, diciamo, il suo uso principale. L'altra opzione, che diciamo che sia quella più giusta, al posto che distruggere i carri nemici, potreste giocare un po' più di squadra e andare dai carri nemici, amici, scusate, i compagni di squadra, e ripararli. Semplice, no? Vi fate lì, anche lì, una marea di punti, perché più il carro è danneggiato, più voi vi fate punti. E ovviamente giocate di squadra perché curate un vostro alleato, come il medico del video precedente. Voi curate i vostri compagni di squadra e li aiutate a non morire. Quindi ragazzi, mi raccomando, fate questo. Quale lanciamissili usare o quale lanciarazzi, chiamatelo come cavolo vi pare. Allora, come ho detto per tutte le armi, quando sbloccate un nuovo oggetto, una nuova arma, voi la provate, se vi piace la usate, se non vi piace lasciatela lì e non usatela. Cioè, se vi fa cagare, può essere anche l'arma overpower, l'arma più overpower del mondo, però se vi fa cagare nessuno vi può obbligare a usarla, anche se è la più overpower, ovviamente. Quindi,
Io uso il missile teleguidato, il lanciamissili teleguidato, che si dovrebbe chiamare no, non mi ricordo assolutamente come cavolo si chiama, Srov, qualcosa del genere. Comunque, ragazzi, comunque guardate la descrizione, c'è scritto qual è quello teleguidato. Per un semplice motivo uso quello, perché è più preciso. Se siete distanti e volete sparare nelle gambe di un nemico, tornando al discorso di prima, quello lì, con quello ci riuscite. Con un RPG magari vi è un po' più difficile, però ripeto, ci potete riuscire anche con quello. Il geniere, ragazzi, ha anche altri due fantastici oggetti, ovvero uno può essere il lanciamissili teleguidato tipo l'Igla, che serve per bloccare gli aerei e sparargli nel di dietro. Ovviamente anche lì non li butterete giù al primo colpo, perché non possono essere delle armi così overpower, però ce ne vorranno due o tre. L'altro oggetto che è veramente interessante sono le mine. Cosa sono le mine? Praticamente, come si usa nella realtà, voi le piazzate tipo in mezzo alle strade, e quando ci passa un bel carretto sopra, un bel carro, un bel tank, un bel LOV, un bel GP, uno di qualsiasi veicolo, quello cosa fa? Implode e boom, il carro non c'è più, ragazzi. Fantastico, vero? Ora vi raccomando, mettetevi lì in mezzo alla strada e piazzate le mine, mi raccomando. Parliamo ora delle armi secondarie, che, come ho detto nel video del conosciamo dell'assalto, io, ragazzi, per me sono un oggetto completamente personale, ovvero usate quella che vi piace di più. Io per ora sono arrivato fino a sbloccare allo shorty, che è un'arma da nabbi che shotta con un colpo, perché è un fucile a pompa, ovviamente, ragazzi. Se volete fare i nabbi usate quello, perché può essere un'arma da difesa personale, vi può parare il culo, ma veramente tanto in certe situazioni. Oppure potete usare una normalissima pistola, senza dover essere i pro i nabbi pro della Madonna, e quando vedete un nemico switchate la pistola, quando finite i colpi ovviamente dell'arma principale, switchate la pistola, iniziate a premere il mouse e spammare di colpi il nemico finché non lo muorite, come mi piace dire a me. Poi le granate, ragazzi, come ho già detto nel video dell'assalto, io consiglio sempre le granate ad impatto, ovvero le RGO Impact, si dovrebbero chiamare in una maniera simile, per un semplice motivo: appena sfiorano qualcosa, loro implodono, esplodono, quindi voi vedete il nemico, gliela tirate e boom, il nemico non c'è più. Quindi queste per me sono le più utili. Una modalità in cui usare il geniere? Semplice. Allora, uno, non usarla in deathmatch a squadra, non usarla in deathmatch a squadra o dominio, perché non ha senso, ragazzi, non ci sono i carri, non ci sono i veicoli, quindi usare un geniere con un lanciarazzi, a meno che voi non siate dei nabbi totali, ma proprio totali al 100%, non ha senso. Una modalità in cui ha molto più senso, ad esempio, è conquista grande o conquista normale, dove ci sono i carri, o comunque tutte quelle modalità in cui ci sono i veicoli. Infine, ragazzi, come ho detto nel video dell'assalto, e come dirò e come continuerò a dire sempre nei miei video di Battlefield, premete quel cavolo di tasto Q per spottare i nemici, perché comunque con qualsiasi classe voi abbiate, che sia l'assalto, geniere, supporto o cecchino, spottare i nemici col tasto Q è fondamentale per vederli voi e per farli vedere ai vostri compagni di squadra. Quindi premete il tasto Q e spottate quei cavoli di nemici, mi raccomando. Mi raccomando, sottolineo il mi raccomando. Ok, ragazzi, il video direi che si possa concludere qui. Se vi dovesse essere piaciuto, vi invito a lasciare un fantastico like, commentatemi questo video qua sotto, scrivendomi cosa ne pensate di questa serie, e se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, per supportarci al 100%. Con questo io vi saluto, un saluto da Carlo, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!